Ben ritrovati a cielo aperto, un cordiale saluto da Claudio Ferri. Scorriamo subito il sommario per vedere cosa propone la puntata di oggi. Con la bella stagione i turisti scoprono gli agriturismi e le loro attività di animazione. Un caseificio non solo come entità economica di rilievo per l'economia agricola montana, ma anche luogo di aggregazione. Un verdetto disarmante è quello della Corte di Cassazione. Il termine balsamico può essere utilizzato assieme a qualunque prodotto alimentare. Le imprese zootecniche terremotate si trovano nelle condizioni di trasferire degli animali e le scorte aziendali in altri luoghi fisici. Ecco cosa prevede il decreto governativo. Lavoro stagionale, restano i voucher per retribuire studenti e pensionati nelle aziende agricole, ma sono escluse dal provvedimento le casalinghe che non possono usufruire di questa opportunità di lavoro. Con la bella stagione si intensifica il lavoro delle imprese agrituristiche, vera e propria vetrina dell'agricoltura. L'agriturismo è spesso associato ad altre attività, come ad esempio quelle didattiche rivolte agli alunni, ma è anche sport all'aria aperta, come l'equitazione. Agriturismo significa anche attività equestri. Ci troviamo a Salto di Montese, con me Nada Zanardi, titolare del agriturismo Il Cotto. Allora, parliamo con te perché è un'attività integrativa quella dell'agriturismo, la tua è ulteriormente particolare perché tu hai puntato molto sulle attività equestri, tu sei fattorie didattiche, fattorie aperte, però punti molto sul rapporto uomo-cavallo. Allora, intanto raccontaci un po' la tua storia, perché hai deciso di puntare su questa attività agrituristica, in particolare puntando sui cavalli. Ma io ho la passione dei cavalli da quando sono nata, da quando avevo 2 anni, quindi diciamo che risale a molto tempo fa. Poi finalmente mio padre, quando ho compiuto 18 anni, mi ha regalato un cavallo e da lì è partito tutto. Ho iniziato, diciamo, per 10 anni buoni sono sempre andata a cavallo e mi è piaciuto tantissimo. Purtroppo poi ho dovuto smettere perché nascono i figli, la famiglia, e invece adesso, visto che purtroppo ho dovuto dare una svolta netta alla mia vita, anche in questo senso l'unica passione che ho sono i cavalli, ho deciso di fare, di intraprendere questa attività, di aprire un tipo ippico e speriamo che funzioni, insomma. Tu hai in mente diverse cose anche per l'estate, quindi hai allestito questo maneggio, quindi hai anche la possibilità di ospitare gli appassionati del cavallo per avere, appunto, tenere qua al fresco, si può dire, i loro cavalli. Però insomma tu anche hai un agriturismo, attività agrituristica che nei fine settimana specialmente dai la possibilità, appunto, di apprezzare quelli che sono, insomma, i prodotti del territorio. Esatto, sì, noi facciamo la cucina tipica emiliana. Tu hai un metato nuovissimo dove diciamo la metodologia è rimasta quella di un tempo, però le strutture sono nuove, quindi tu raccogli castagne, le fai essiccare nel tuo metato. Esatto, sì, noi, questo è un lavoro stagionale, si fa, la raccolta viene effettuata in ottobre e l'essiccazione dura circa un mese, dipende dalla stagione, si allunga leggermente se purtroppo la stagione è umida o piove. In questo periodo, nel mese di ottobre-novembre, lavoriamo molto anche come fattoria didattica, facciamo il laboratorio quindi della castagna come raccolta e le castagne le portano a casa i bambini, facciamo il pranzo e poi nel pomeriggio gli facciamo le caldarroste. Quindi molta attività didattica, tu ospiterai molte scuole, suppongo anche del territorio, ma non solo del territorio comune di Montese, ma anche altre che vengono da altri comuni. Bologna, Reggio Emilia, diverse insomma. Senti Nada, tu qua hai una ragazza in questo momento che sta facendo attività, va detto che tu hai, diciamo, come professionisti che possono dare supporto a coloro che si avvicinano al mondo del cavallo, una ragazza come Elena, che comunque è un'istruttrice e quindi ha tutti i crismi per poter dare questi suggerimenti. È un'istruttrice federale, quindi è bravissima, è molto professionale, e lei ama anche insegnare ai bambini, e fa le diciamo che insegna all'interno di questo rettangolo, e per invece i più esperti fa anche passeggiate che possono variare da 2 ore a 2 giorni, dipende uno cosa, che intenzioni ha, possono fare anche delle soste
un giro, delle grigliate, possono addirittura dormire in tenda, cose anche carine, allontanandosi fino a Cimone. Il caseificio non solo come entità economica di rilievo per l'economia agricola montana, ma anche luogo di aggregazione e teatro di iniziative pubbliche. L'esempio del Dismano, in territorio di Montese, è emblematico e la struttura ha avviato una serie di eventi che valorizzano il formaggio, raccontando anche ai più giovani il lavoro degli agricoltori. Il buon parmigiano si fa con dell'ottimo foraggio, vedete alle mie spalle un vecchio pagliaio, questo è scopo didattico, naturalmente adesso la tecnologia è cambiata, però il caseificio Dismano che fa parte appunto ed è in questo territorio, siamo a Castelluccio di Montese, con me Romolo Michelini, socio del caseificio Dismano che fra un po' andremo a visitare. Abbiamo iniziato da questo punto, proprio da questo pagliaio, da queste figlie, perché? Perché il vostro caseificio si fa promotore di un'iniziativa che vuole recuperare le vecchie tradizioni anche di quello che si faceva un tempo in collina, nell'Appennino, per stoccare il fieno. Sì, noi rifacciamo questa festa che è la terza, festa che facciamo perché abbiamo organizzato e vediamo un riscontro, e nella domenica del 15 di luglio riproponiamo la festa del pagliaio, che sta nel fare il pagliaio come si faceva nei vecchi tempi. Il vostro è un caseificio, dicevo in apertura, quindi un caseificio di montagna, siamo all'incirca sui 1000 metri, Castelluccio il paesino è sui 1000 metri, qua saremo poco meno. Ecco, raccoglie il latte da quanti soci nel comprensorio? Noi raccogliamo il latte da 16 soci, sono 16 soci che sono tutti qua nei dintorni, il più lontano direi che sono 4-5 chilometri, nel giro di un'ora il latte è tutto dentro allo stabilimento, e questo noi lo riteniamo un grosso vantaggio perché abbiamo un latte che dalla stalla al caseificio non subisce nessun tipo di trauma. Questo ci dà anche la possibilità e un vanto di avere un formaggio che riteniamo tradizionale e poi in più viene fatto nel nostro territorio con i fieni e gli alimenti del nostro territorio. Quante forme voi normalmente fate nell'arco dell'anno? Noi facciamo, facciamo 22 forme al giorno, che sono 7600 circa forme in un anno. Romolo, questo è un territorio difficile, quindi anche la coltivazione, fare foraggi è molto difficile, e quindi per voi a volte avere la garanzia del prodotto è fondamentale, quindi cercherete sempre di ottenere un ottimo foraggio nelle annate in cui ci sono delle difficoltà nella fienagione. Come vi regolate? Dunque, credo che da ricordo che ho io, il fieno siamo sempre riusciti a farlo, e il problema non sussiste se non nel sistema che ci avremo un fieno appena un po' più avanti, cioè si dice in termini agricoli o dialettali fatto, o un fieno appena un po' meno fatto. La logica sta nella meno produzione o più produzione della stalla. Ecco, il nostro fieno, noi usiamo fieno delle nostre zone, e il discorso annuale legato al tempo sta nella qualità del fieno, ma sta nella resa dell'animale, cioè un fieno un po' più triste, dato dalla stagionalità, ci dà un po' meno latte in stalla. Il vostro caseificio diventa anche un polo di aggregazione, perché comunque durante l'estate fate tutte queste iniziative, quindi diventa un punto di riferimento non solo per i turisti ma anche per le popolazioni della montagna, dove voi organizzate anche iniziative, a parte quella del vecchio pagliaio, ma altre cose che fate e svolgete durante l'anno. Questo per cercare di fare capire quanto è difficile comunque produrre formaggi in montagna, e poi andremo anche nello stabilimento. Sì, noi cerchiamo di fare queste alcune iniziative per far conoscere al grande pubblico questo tipo di lavorazione e di prodotto, e queste iniziative stanno, come abbiamo detto prima, nella festa del pagliaio il 15, poi c'è la Via Lattea il 7 di agosto, e poi ci sarà quindi il concerto. Sì, il concerto il 7 d'agosto. E poi stiamo ristrutturando un casale qua vicino al caseificio, dove abbiamo avviato già il sistema delle fattorie aperte, le fattorie didattiche, e il 25 di agosto faremo il falò, ripopoleremo in montagna, era molto sentito e serviva per tutta una serie di cose il falò, pertanto il 25 agosto la sera, chi vuole essere con noi, riproporremo questo.
Bene, vi verremo trovare, ma intanto diamo uno sguardo anche all'interno del vostro stabilimento per capire un po' com'è la vostra produzione.